Gesù ci chiede un modo di pensare.
diventare un modo di agire che non ha nulla a che fare con le cose umane. Noi siamo molto impregnati nelle cose del mondo. E chi di noi si mette a servizio gratuitamente? La gente paga e non fa di cosa dico fa? O no? Vengono stipendiati e un proprio timbro, firmano il cartellino e sono a fare la stessa cosa. O per il mare, quando succede queste cose. Gesù invece dice che bisogna servire disinteressatamente. Dice, cari miei apostoli, neanche voi state capendo niente. E allora mi dispiace. Gli altri 10 sono gelosi. Ah, si sdegnavano contro i due fratelli. Dicevo, visto che chiede tutto il loro potere, non facevo niente. Quante volte, no? Dicevo, una persona di venerata memoria, il potere no, chi non ce l'ha, è per me. Pure nella Chiesa, sacerdote, vescovo, cardinale, il popolo di Dio, a volte dai un incarico alla persona, se ne sai di più, ma non fate presidente, e che la dobbiamo smettere. Francesco ci sta insegnando che significa servire. Francesco Papa, questo lo capisco quando Francesco, Sua Santità, Papa Francesco, ci sta insegnando che significa servire, che significa mettersi a disposizione degli altri, che significa anche per la Chiesa, per i cristiani, seguire Gesù e in che modo lo dobbiamo seguire. E allora Gesù li chiama e dice, figli miei, ai 12, non deve essere così tra voi, chi vuole essere il primo, vedete, stiamo attenti, no? Gesù ha cambiato proprio il modo di pensare, il modo di vivere. Noi a chi è che consideriamo più grande? Chi serve, anche se quello dice tua mamma, non è la serve, tua mamma non serve. Che bella cosa. Allora cerchiamo di capire, attenzione, chi è più importante secondo voi? Chi serve o mi sta assentando? Io li verissimi che ci fanno tutti i conti. Chi è più importante secondo voi? Voi, chi serve o mi sta assentando? Anzi, gli hanno abbandonato le scale. Chi sta assentando? E invece Gesù che dice? Dice tutto il contrario. Chi serve è il più grande dinanzi a me. Proprio tutta un'altra cosa. Perciò il Vangelo è questo. Il Vangelo è capovolge un modo di vivere, un modo di pensare, un modo di agire. E certamente è importante chi viene servito, riverito. Gesù dice no, voi non avete capito proprio niente. Per me, Gesù Cristo, il più grande è colui che serve, colui che si pone al servizio degli altri. Come, ecco un'altra volta, il termine di paragone è sempre lui. Infatti Gesù, vedete, quando ci ha lasciato il comandamento dell'amore, se vi ricordate, come ha detto, amatevi come si sono amati gli apostoli. Poi, chi ha detto amatevi? Ecco, tutto si scuola, insegnano. Quel come si chiama termine di paragone, come io, Gesù, ho amato voi, non gli apostoli, perché gli apostoli sono stati fragili. Pietro ha rinnegato Gesù per 3 volte. Quando Gesù è stato crocifisso, gli apostoli sono scappati. E allora Gesù serve lui, ha servito lui. Come ci ha servito Gesù? Sulla croce. Questa è la nostra fede. E allora, fratelli e sorelle, dicevamo domenica di trovare il tempo per Gesù. Vedi,
riscopri il tuo essere cristiano, il tuo essere discepolo di Gesù. Oggi facciamo un passo in avanti. Gesù ci chiede, oltre tutto questo, perché poi sta con Gesù, ci accorgeremo di domenica in domenica come il discorso diviene sempre più esigente. Oggi Gesù ci dice che dobbiamo essere a servizio gli uni degli altri. Il marito con la moglie, la moglie con il marito, i figli con i genitori con i figli, nel mondo del lavoro, della scuola, della parrocchia, della società civile, della società politica. Una volta si faceva la politica per la gioia e l'onore del paese e del popolo. Oggi giudicate voi perché si fa politica. Uno che si inserisce bene sta assicurando tutta la vita e si è fatta con le chance intercettare se vuoi 3 o 4 mila euro e chi per essi può cambiare i renti. E perciò le cose sono cambiate. La politica è servizio. La politica è distruggersi in senso buono e positivo per la cosa pubblica, per gli altri. E così nella Chiesa, un servizio che si compie, un'azione che si fa, lo facciamo nell'ottica di Gesù, come io, il Maestro, vi ho lavato i piedi, così anche voi amate gli uni gli altri. Io, il Signore, ho dato a voi l'esempio, perciò Giacomo e Giovanni sono stati molto allontanati a livello esistenziale dal messaggio di Gesù e gli altri 10 lo stesso. E Gesù con grande pazienza fa comprendere cosa significa essere cristiani. E allora anche per noi riscopriamo la bellezza del servizio, riscopriamo la bellezza della gratuità, non esiste proprio oggi. Oggi tutto si fa perché è tutto finalizzato a chi ha fatto costo, no? Dobbiamo solo convertirci. Chiediamo questo per noi, per le nostre famiglie, per la nostra comunità, per la nostra città di Castellammare, che vive un momento molto difficile, come se poi ci fossero difficoltà. Quanti momenti brutti stiamo vivendo. E allora dobbiamo chiedere al Signore la grazia di comprendere la profondità del servizio, perché noi siamo cristiani. E il cristiano è colui che sull'esempio del Maestro si mette a disposizione degli altri. Vedete che messaggio oggi il Signore ci dà. Un messaggio buono per noi, un messaggio ottimo per le nostre famiglie, per i rapporti interpersonali, per i rapporti sociali, ecclesiali, per il mondo. Abbiamo bisogno di rinnovarci e ci possiamo solo rinnovare in Gesù, perché non c'è nessuno che vive queste dimensioni che sconvolgono il modo di pensare, il modo di vivere. Chiediamo a Gesù il suo spirito perché anche noi possiamo cambiare.